Torna a casa, amore, ti aspetto. Scriveva così sui social Sebastiano Visintin il 17 dicembre scorso, 3 giorni dopo la scomparsa della moglie Liliana. Noi eravamo sempre felici in qualsiasi situazione. Ecco, qua c'è la data da quando non l'ho vista più. Sono le 6 del mattino del 14 dicembre 2021. Liliana si è appena svegliata e poco dopo aziona la lavatrice. Tutto sembra scorrere serenamente in casa. Le prime luci dell'alba non lasciano presagire alcunché di quello che poche ore dopo sarebbe diventato il giallo di Trieste. Liliana è una bella donna, atletica, ha 63 anni, da 32, condivide la vita con Sebastiano, che sposa nel 2005. Il loro sembra un matrimonio senza scossoni. Lilli e Seba sembrano molto uniti, sempre insieme, viaggiano, condividono le passioni per le lunghe pedalate in giro per l'Europa e la fotografia. Ma qualcosa di irreversibile accade. Liliana scompare. Quella mattina del 14 dicembre Sebastiano racconta di essere uscito di casa alle 8 per consegnare alcuni coltelli che ha affilato, un lavoro che gli permette di arrotondare la pensione. Lilli è ancora in casa, in pigiama, apparentemente tranquilla, e lo saluta con un bacio dalla finestra, come faceva sempre. Seba raggiunge una pescheria di Via Giulia. Poi arriva nel suo laboratorio, dove si ferma per un paio d'ore, prima di montare in sella la sua bici per provare la sua nuova GoPro. Intanto Lilli è ancora a casa. Poco dopo le 8, Claudio Sterpin, vecchia conoscenza della donna, con cui si scoprirà in seguito avere un'amicizia particolare, le manda un messaggio. I due usano il linguaggio in codice per comunicare. CAMG, scrive Claudio. Per i più attenti, sarebbe l'acronimo di Ciao amore mio, buongiorno. Alle 8.22 Lilli risponde dicendogli che sarebbe passata in un punto vendita di telefonini in via Battisti. Arriverò a casa tua verso le 10, proprio come tutti i martedì in cui andava a casa dell'amico Claudio per stirargli delle camicie. Eppure quella mattina Lilli in quel negozio non è mai entrata. Non solo, Liliana esce di casa senza borsa, portafogli e senza portare con sé alcun cellulare. Viene immortalata una prima volta dalle telecamere della scuola di polizia, distante poco più di 350 metri dalla sua abitazione. Subito dopo le 8.30 viene inquadrata una seconda volta da una telecamera di un autobus in piazzale Gioberti. È lì che Liliana viene vista viva per l'ultima volta. Ho detto, ah, è Liliana. Ma ho notato molto occhi suoi tipo preoccupati, pensierosi, qualcosa che non andava tanto bene, no? Alle 9.30 sul cellulare di Liliana arriva un messaggio. È il fratello Sergio. Un'ora più tardi anche Claudio prova a contattarla, non riceve risposta. Ci riprova alle 11.30, poi si reca nel negozio di telefonia. Non l'abbiamo mai vista, gli dicono i dipendenti. Nel pomeriggio Claudio chiama ancora Liliana, risponde il marito Sebastiano. Lui riattacca. A quel punto Claudio avvisa una coppia di vicini di casa di Sebastiano, Gabriella e Salvo, entrambi ex appartenenti alle forze dell'ordine. Solo a quel punto il silenzio di Liliana diventa preoccupante. Nessuno ha sue notizie da troppe ore. La coppia raggiunge casa Visintin. Solo alle 22.45 Sebastiano, su sollecitazione dei due vicini, decide di recarsi in questura. Sporge denuncia di scomparsa. Abbiamo fatto colazione insieme, mia moglie mi ha salutato normalmente, dalla finestra come fa ogni volta che esco, racconta Sebastiano ai poliziotti. Quando sono andato via, lei era ancora in pigiama, era serena, non mi sembrava avere alcun atteggiamento strano. Ma allora, cosa accade alle 8 di mattina? Andiamo a ritrovare i nostri ospiti. Buonasera a tutti, è un piacere di avervi ancora con noi, dottoressa Bruzzone, per cercare di capire cosa è accaduto realmente a Liliana Resinovic. Cosa accade intorno alle 8 di mattina, quando il marito esce, Sebastiano esce come tutti i giorni, deve fare le sue commissioni, e lei rimane sola in casa? Ma questo è il nodo da sciogliere, nel senso che sappiamo che esce, quindi sappiamo che lei da quell'abitazione esce con le sue gambe, quella mattina. Dopodiché arriva fino alla piazzetta degli autobus, verosimilmente diretta verso il negozio. Possiamo dire che telefonia. Progetta la sua vita come sempre, sì, no? Non, la telefonia, ma addirittura fa colazione come sempre, assume il multivitaminico come sempre. Insomma, c'è la routine che viene perfettamente, no, rispettata. Comunica Claudio che tarderà, perché ha una commissione da fare, banale, insomma, questo famoso negozio di telefonia a cui non sembra sia mai arrivata.
E quindi c'è evidentemente c'è qualcosa, non tanto da quando lei esce di casa a quando poi sparisce, cioè che cosa succede subito dopo che arriva alla piazzetta degli autobus, perché non completa il suo percorso. Questo è il problema. Posso dire che a monte però c'è un particolare che dovrebbe essere rivelatore, ma poi arriveremo nel dettaglio di questo mistero, perché alle 8 di mattina, quando esce Sebastiano, deve accadere qualcosa nella mente di Liliana in una direzione oppure in un'altra. In questo momento, esattamente come gli investigatori, come la Procura di Trieste, siamo davanti a un bivio. Da una parte c'è l'ipotesi suicidaria, ma a questo punto Ingegner Vitiello vuol dire che Liliana avrebbe dovuto, col telefonino, ma poi lo vedremo meglio nel dettaglio, fare delle ricerche, avere una navigazione, fare una navigazione in qualche modo in linea con un intento suicidario, poi vi spiegheremo esattamente. Certo. Oppure viceversa, può essere entrata in contatto con qualcuno, può avere scoperto qualcosa o può aver addirittura preso appuntamento con una persona. Dall'esame del cellulare di Liliana sicuramente si potrà dare risposta a tutte queste informazioni, partendo un po' da prima, per capire se effettivamente aveva mai pensato di fare azioni di questo tipo. Ma a dire la verità, anche il messaggio che manda subito all'amico Claudio la mattina è un messaggio consolidante, un messaggio effettivamente, come diceva la dottoressa Abruzzone, di routine, in cui una persona che ha già pensato di fare quel gesto quella mattina non manda dei messaggi di questo tipo. Sicuramente però sui cellulari ci sarà tantissimo da scavare per capire tutto quello che questa donna aveva mai fatto, realizzato e pensato, non solo di lei, ma anche delle persone vicine a Liliana. Allora, perché diciamo che questa ipotesi suicidaria non convince, innanzitutto non convince nessuno di coloro che conoscevano bene Liliana? Ma perché Liliana si sarebbe alzata dopo le 6 di mattina, Emilio avrebbe dovuto fare una lavatrice, quindi preoccuparsi delle faccende domestiche, salutare il marito, prendere appuntamento con Claudio e poi fare tutta una serie di piccole attività, però abbastanza importanti, svuotare la borsa, prendere una borsa che di solito non utilizzava, lasciare le chiavi di casa e prendere delle chiavi di riserva. Che non sono mai saltate fuori. Prendere, che non sono mai state trovate. È curiosa anche questa circostanza, no? Prendere anche dei sacchetti, quindi dei gesti. L'accetto, quindi dei gesti che fino a quel momento probabilmente non aveva pianificato o ha pianificato. Fare questa deviazione rispetto al percorso che avrebbe dovuto fare per recarsi al negozio di telefonia, questo girovagare particolare, le telecamere, ricordiamolo, la inquadrano in due zone diverse della città, da una parte la scuola allievi agenti della Polizia di Stato, dall'altra il capolinea dei bus. Collocarla nella zona e nel piccolo giardino dove è stata trovata, c'è un buco temporale molto, molto ampio, soprattutto anche legato al fatto che Sebastiano ne denuncia la scomparsa e si allarma soltanto su sollecitazione dei vicini. Questo è un particolare a mio avviso. Non solo, c'è un altro particolare. Quando lui comincia a capire che la moglie non sta tornando, quindi molto prima delle 22:45, non è che esce, fa un giro, cerca di capire se magari nelle tappe abituali in qualche modo la moglie si trova, si è attardata, insomma, no? Rimane a casa, fermo, e sa benissimo che la moglie i cellulari ce li ha a casa, perché nel frattempo ha scoperto che i cellulari sono a casa, e a quel punto sollecitato animatamente, io ho avuto modo di parlare anche con Gabriella, quindi è stata una sollecitazione abbastanza decisa, si determina a fare la denuncia di scomparsa, in cui dice una serie di cose che poi in molte interviste diciamo che smentirà per certi versi, insomma, no? Cioè lui dà come possibile un allontanamento volontario. Lo stesso messaggio che voi avete mostrato in apertura del servizio. Torna. Quindi vuol dire che la possibilità che se ne fosse andata era realistica. Ora, se è tutto così un matrimonio perfetto, se è l'armonia fatta persona quella coppia, cioè per quale motivo avrebbe avuto in qualche modo idea di andarsene? Ed è questa la chiave di lettura sotto cui noi dovremo riesaminare tutto il caso di Liliana. Cioè fondamentalmente quello che ci mostra Sebastiano con queste foto, con queste immagini, è una realtà, diciamo, falsata dai colori, è una realtà falsata dal contesto in cui vengono realizzate e scattate queste fotografie. Ma tu sai che molti hanno voluto, negli sguardi di Liliana, hanno voluto cogliere a volte tristezza, a volte rassegnazione, a volte l'immagine di una donna sofferente rispetto a un marito molto esuberante. Ed è il tratto che contraddistingue Liliana, che contraddistingue anche Claudio, che cerca a volte di ostentare questa felicità e questa apparente normalità di un rapporto che probabilmente era decotto ormai da tantissimi anni. Questo lo si desume anche
sì, dal rapporto con Claudio.